la prima per il Teramo, che si impone in Coppa Italia per 2-0 contro il Monterosi Tuscia grazie alla doppietta nella prima frazione di Daniel Birlingea. Passa il turno il Diavolo, che vedrà il prossimo avversario contro la vincente tra Siena e Fermana il prossimo 15 settembre. Primo squillo Teramo, Adiosmanovic crossa, Birlingea si coordina, sfera sul fondo al quarto d'ora, si sblocca il match, errore da matita blu di Capitan Buono, Mbungo verticalizza, Birlingea ringrazia e confeziona l'1-0, risposta veemente del Monterosi Tuscia, Adamo pesca Polidori che sfiora il gran gol sul ribaltamento di fronte, azione convulsa in area di rigore, Viero conclude ma da ottima posizione, trova una deviazione fondamentale della difesa avversaria, poco male per il Diavolo al 35esimo, ancora Mungo, ancora per Birlingea che davanti a Marciano raddoppia trovando la doppietta personale. Nella ripresa il match è avaro di emozioni, è sempre Birlingea a creare pericoli, ben servito da Chiele Mateng, il classe 2000 questa volta non c'entra, il bersaglio grosso, la partita è abulica di emozioni, solo nel finale ingenuo fallo in area biancorosa dal dischetto, Adamo spiazza Tozzo ma trova il palo dalla parte opposta, il neo entrato Cucurullo cerca di congelare il match ma Marciano si distende e fa sua la sfera, non succede più nulla, il Teramo batte per 2-0 il Monterosi Tuscia e guadagna il pass per il prossimo turno contro la vincente tra Siena e Fermana.